popolo della magia, partecipante alla Pradas Cup, sia come spettatori che come, vabbè, giocatori, insomma. Se siete cacold e volete godervi dal divano con i popcorn la competizione, beh, c'è pane per i vostri denti. Se siete competitor, meglio ancora. Oh, addentriamoci. Vocali di Prada, attenzione, ascoltiamo. Che cazzo riscatto, non ho bisogno delle vostre elemosina. Quindi adesso preparatevi alla distruzione completa delle vostre meningi. E sono su Discord, già presente. Già su Discord. Pure presente su Discord, che lusso. Non ho mai visto un Prada così puntuale, così preciso. Addentriamoci subito su Discord, vai. Eccolo qua, che streama il malefico. Vabbè, va, comunque, bando alle ciance. Ma il mazzo... Ce lo vuoi mostrare? Madonna mia, questo qui è un mazzo surclassante. La velocità di impostazione. Eh? E poi Royal Treatment, un trattamento regale per i lupi che non hanno la pelliccia. Gliela diamo noi. Poi quattro di questi, l'ammiratore. Ma perché giochi l'ammiratore? L'ammiratore, ma l'ammiratore tosto. Ma perché giochi sta carta di merda? Vabbè, perché comunque costa uno, Ward 2, non me la togli mai, vi vince da sola. E vabbè, questa è la masterclass, l'aria di Griffin. Facciamo due risate alla faccia vostra nostra. Poi vabbè, questo mana fix e mana ramp, quindi il fauno. E vabbè, il biscottone, anche lui vince da solo come l'1-1. Fortissimo. Quindi non ho nessun problema di... Però sono contento che hai messo sia quattro biscotti e quattro saghe verdi, perché sono forti entrambi, molto forti entrambi, ragazzi. Come ti senti questo oggi? E questa qua è il grande inserimento nel calderone, spacchiamo tutto e creiamo i token. Sì, ma lo splash nero in questo mazzo era necessario? E beh, ovviamente. Giusto per non rendere le cose troppo facili, no? Splashiamo il nero. Comunque, ti senti possibilitato a raggiungere la top 8 questa volta? Sì. In bocca al lupo, il torneo è iniziato. Lecce San Fer, vai, go. Ci saranno gli ottimi PMR al commentary. Ci abbiamo anche la webcam fantastica. Datevi un bacino. Come la foto? Un bacino. Avete visto un po' di decklist? Non so se avete dato un'occhiata. Le abbiamo viste tutti, ma tu ci prendi ancora per persone poco preparate. No, vi prendo per persone impegnate. Siamo stati impegnati, ma in realtà ci siamo gustati in velocità le liste della top 8. Che ne dite di questa varietà di metagame di questa Prada's Cup 9? Le carte link incastrate così sono veramente forti. Infatti, secondo me, nell'ottica di andare a vincere un torneo, l'incastro magico deve essere quello. Cioè, ci sono delle carte che sono veramente troppo più forti delle altre, quindi c'è poco da fare. Cioè, c'è Up the Beanstalk, Hatch in Plans. Cosa vuoi fare? Non vuoi giocarli assieme? In un formato dove le carte più forti necessitano di bargain? Cioè, dai, non scherziamo. Secondo me già il fatto che non ci siano dei Dimir Control in top 8 vuol dire che comunque la possibilità di fare counter tutti i turni è una cosa che può succedere magari una partita su 4. E una partita su 4 vuol dire che tu finisci un torneo da 8 turni, 2-6. Però dai, giusto? Un po' quello che fa anche un po' il fascino della Prada's Cup è che è così, è uno sparring bam bam. Certo, giustamente, però si sono quasi tutti buttati sulle stesse carte che, cioè, non essendoci le rare, hanno un comune forte di fortissima. Sì, soprattutto dell'enchanting le ristampe, che appunto non sono legali standard, quelle hanno un power level elevato. Utopia Sprawl e Hatchin Plants sono due carte devastanti all'interno della Prada's Cup. Ci sono due Izzet Control che ce l'hanno fatta. Poi... E uno te lo becchi tu, vedo. Sì, uno me lo becco subito io, così muoio subito e vado a commentare con voi. Nel torneo poi ci sono stati moltissimi Golgari Food, poi pochi aggro. Secondo me qualcuno poteva usare più sull'aggro. Io continuo a dire la mia, secondo me gli aggro in un meta dove c'è tanta roba che ti fa guadagnare, aggro e cibi insieme non è proprio la sparata vincente. È vero. Interessante anche la lista Selesnia che vuole riempire i cieli, bellina quella lì. Carina. Diciamo che una top 8 poco variegata, però il metagame in generale lo era di più. Bene! Possiamo aprire finalmente le danze. Quindi noi ora commenteremo la tua di partita, visto che stai giocando il mantenente. Sì. Dai, anche perché siamo curiosi, cacchio, che becchi proprio uno di questi due Izzet. Bocca al lupo a te, perché questo è, si pronuncia un po' lo spauracchio. Ma forse sì, di questo ramp. Lo vedremo. Sì, dai, almeno non facciamo solo mirror. Vediamo se riesco a riappropriarmi del titolo della Prada's Cup. La griglia
di partenza. I primi match avremo San Lax versus Cliff Sorin, doppio green ramp. Questa è una particolarità, quello che ha fatto punteggio pieno. San Lax che gioca una versione di ramp però anche un po' aggrosa, da contro un Sultai sì, classico. Poi abbiamo IZ Control contro la mia zona, un Sultai Trump. Poi altro IZ Control contro altro Sultai Trump. E poi mirror match di Simic Ramp. Già la griglia predispone un'eliminazione di almeno un Simic. Almeno un due, Simic. Dai. Muoiono, no, perché su due. Ah, perché tu dici che il primo... Che... Io continuo a considerarlo un mazzo diverso perché l'iterazione con delle vite con Griffin Nest, certo, è interessante. Certo, però ha 4 doppia sprawl e 4 return from the wilds. È un po' più midrange. Diamo un'occhiata pure alle liste, al volo. Questo gioca addirittura il leccione fatato, quello che guadagna le vite. Poi abbiamo Simic, okay, classico. Siamo là più o meno. Questa è la mia lista. Ci si deve giocare Evolving Wilds. Poi vabbè, questo è IZ Control di Perrons. Sarà il mio avversario, se non erro. Ovviamente un mono blu con qualche sparo. Esatto. Hatching Plants 4 per i botti. Peschini a costo 1, Spell Stutter, le fatine fortissime, il botto supremo a costo 3 risolve anche la mucca 6-6, che bello. Poi il piccione, 3 Eyes Out, quindi 7 counter di main, doppio Quick Study, 3 mostro avventuroso, Gatekeeper rimbalza e più vacca. E poi vabbè, l'elementale, ti svuoti la mano, peschi 2 a costo niente, pure quello è forte. Siamo bloccati in una immagine fantastica, tra l'altro, noi come camo. Un po' come quando c'è la foto del inviato da lontano. Beh, no? Io sono... Prendiamolo un po' così. Vi siete sfrizzati, vi siete sfrizzati. Tu almeno stai guardando la Madonna. Ah, ecco, io. Eccoli! Anche animati in 3D. Vai, in bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti. Allora, questa è una mano golosa. È una mano golosa perché lui ha una terra solo. Utopia Sprawl che lo ingolosisce. Forse è giocabile, però. È golosa. È golosa. Non è giocabile. Guarda che fai, Utopia Sprawl, hai detto un Front Wilds. Ci crede, Jack ci crede. Audace, ci sta un po' d'audacia. È il torneo giusto per fare delle audaciaggini. Io, per esempio, una mano del genere non l'avrei tenuta perché è veramente troppo rischioso. Se non vedi la terra nei primi due turni, te ne vai a spasso. Però sì, capo. Cioè, in Real l'avrei tenuta probabilmente. Su Arena no. Su Arena fatto, penso che... Io apro una mano del genere e penso che non ci siano terre per la prima metà del mazzo. Però... Esattamente. Attenzione. Oh, arriva la terra. Già qua si poteva... Qua se si beccava un counter... Cioè, almeno le terre ci sono. Ha ingranato. Qua non c'era il counter prima, gli mette la bocco con questo per andare a cercare terre food. Sì, perché il pippiotto non gliene frega assolutamente niente. Del pippiolino. Qui prenderà probabilmente nero perché ha... Ha scelto blu con la sprawl, vero? Credo di sì. Sta farmeggiando sicuramente sì, perché se no non avrebbe scelto nero. Ma a parte che Candy Grab è più importante di Joanna Stompo. Joanna Stompo era meno importante. Quarter ce lo conferma. Ah, oppa, ma ha ligato a 5. Non me ne ero accorto. Attenzione. Qui si continua a prendere le terre. Vabbè, butteresti già pezzo? Ma pezzo per cosa? Ci può stare, perché dall'altra parte non ci sono cose. Lui gli vuole far usare un counter perché ne ha due di Agatha's Champions. Ci poteva stare anche fare un altro ramp. Non avrebbe... E arriva. Non avrebbe cambiato granché. Parte, mi apri per piacere un secondo la lista di Divine Scorpione 95 Perros. Il Divine Scorpione, ce l'abbiamo qua. Il Divine Scorpione. Oh, abbiamo scritto che sei voi. Sì, ci stava a giocare la creatura perché tanto non ci sono granché. C'hai altri due removal in mano, il combattino va sempre a segno e quindi ci stava a giocare la creatura. Come anche giocare doppio ramp, ma uguale. Attenzione che qua c'è una carta che... potrebbe rifare la mano all'oppo. Allora, Jack adesso è 100 anni sopra. Però non si è già finito la mano. Qua se vuoi correre metti giù un altro pezzo, sai che dall'altra parte risposte non ce ne sono. Lui ha una carta in mano, metti giù 9 danni, il primo removal te ne toglie uno. Praticamente Gingerbread Hunter in questo momento fa da time walk. Obbliga l'oppo a sprecare il suo turno per fare un removal. Quindi io a questo punto metterei il mostro.
tanto peschi anche, scarti, però no, non scarti neanche, perché puoi giocare la terra. Giusto giocare così, con l'oppo con una carta in mano e un mostro di legno, perché alla fine quello lì muore immediatamente. E comunque non copre i danni di Hunter, doppio pezzo, non serve più a niente. Oh, ma comunque adesso c'è una differenza di mano che... No, perché vedi, l'oppo si è chiuso, ha due creature che sono entrambe più piccole di quelle della board di Jack. Jack ha due removal, quindi in questo momento io mi aspetto che Jack faccia meno 5, meno 5, e probabilmente io farei meno 5, meno 5 sul 4-5 e rimbalzo sul 2-2. Esatto. E poi entro per 9. È vero, c'è anche un altro. Meno 2, meno 2. Sì, allora no, meno tutto. 5, meno 5 e meno 2, meno 2. Mm. E gli metto in casa 9 danni. Basta, non ho bisogno di fare... Pensa. Circa... Sarà. Sì, dai. Fa, meno 2, meno 2 su quello. Cosa vuol fare? Attaccare solo con 5-5? Che si sta facendo questo problema? Ah, tappa il mana. Ah, si è tolto il blu. Perché vuole fare quella. Sì, invece. Niente. Cambiava molto. Bim bum, finito. Sì. Cazzo. Vai, uscire da una situazione del genere. Mi dispiace, però vedi, è un 6-5 che non fa niente. Rimbalzo, fino. Zero carte in mano, rimbalzo. Addirittura paga sacrificando Utopia Sprawl per peccare una carta. Fa mancare nulla. Anzi no, non ha pagato. Sì, beh, fa un vantaggio carte esagerato questo round. Poi lui è maligato a 5 Perrons e Jack ha visto le terre, pur tenendo con una terra. Esatto, sola. L'unico rischio, sì, l'unico rischio era quello lì, che tenendo una mano un po' audace Jack si inchiodasse a vedere le terre. Poi sono arrivate, ciao bello. Qua la side toglie rimbalzi, perché effettivamente tutte le creature hanno delle come in to play. C'è messo i proteggini. C'è anche solo ridare in mano un'avventura che ti impegna del mana per ricastarla. Cioè, è negativo per una persona che sta cercando di tenere il cuccio. Che in gergo tenere il cuccio vuol dire resistere. Sì, nel nostro gergo significa resistere. Questa mano molto meglio. Oddio, non fa grandi cose. Beh, fai sì, in realtà, terra, beh, fai Hatching Plants. Volendo puoi addirittura utilizzare il tuo Stormkeld per per spaccarti a Simplance. Non sì, è proprio... non è una mano che ha tante cose da fare effettivamente, però boh, non mi sentirei di malligarla. Quella di prima, se non era per le terre, era molto meglio ovviamente, però anche pare che ha talmente tante interazioni che qualcosa lo andrà a pescare mentre si setta con terra a teccio, terra a Simplance e qualcosina salta fuori. Comunque non avere in mano nessuna tra Rampino, Utopia e Up the Beanstalk è difficile, eh? Vero, vero. Qua andrà a prendere blu, 100%. Ecco gli Up the Beanstalk. Qualcosa, qua. Ovviamente qualcosa doveva arrivare. Okay. Infatti stavo per dire, secondo me la giocata giusta era giocare Up the Beanstalk. Se gioca quell'altra è solo perché vuole ingobbirlo con un counter. Perché Hatching Plants in quel momento non faceva niente. Metà The Beanstalk, fa pescare una carta, ma adesso la fai, dai. Anzi, io probabilmente farei prima Evolving Wilds. Esatto, così scremi il mazzo dalle terre. Sì, forse anch'io vorrei prima. Forse vuole aspettare di vedere un altro counter. Un altro spell. Dannetto. The Wild per prendere nero. Tra l'altro ci sono solo. Pensavo ci fossero più. Mamma mia, quante terre! Questa male. Sto vedendo un sacco di terre. Quante ne gioca? perché dunque, se non rampa all'inizio. 24? 24 terre, sì. Beh, oh, così però ci sono poi 4 volte attenzione, però dall'altra parte. Rimasto fermo a terra. Sì, però Jack ha pescato un combattino che non combatte. Decide di giocare un 4-4 senza difese. Ciao Siri. Ma che cazzo vuoi? Taci Siri. Beh, bellona qua la giocata. L'ho fatto, non l'ho visto, scusa. Ha pescato Hatching Plants. Può piegare il 4-4. Parte, Divine Scorpione 95 non sta pescando terre, male, molto male. Avrà solo dei counter a questo punto. No, 4-4 è protetto. Qua farei Hatching Plants, sì, pronto per essere buggato. Però dall'altra parte non ci sono terre, quindi in mano avrà solo dei counter o dei botti. È vero anche che... attenzione, passa addirittura.
Io non avrei passato. Io avrei giocato, sì, gli avrei fatto sprecare. Perché effettivamente se dall'altra parte sprechi counter, se non altro non può pescare, non può fare altro, non può fare botti, non può fare cose. Counter lo sai che ce li hai. Slate of Hand, gli... ecco, adesso sicuro un counter c'è. Cosa vuole fare? Vuole difendere Agatha's Champion? Tutti i costi. Ma ce l'aveva il mana? Non lo so, non ho visto il motivo per cui non c'è stato giocare a Chimplans. 4, 5, 6, c'è già 6 mana. Devi fare adesso Chimplans. Buttaglielo sotto il counter. La è se lui ha paura di counter, buttargli il ciccione. Ma perché, scusa? Ma sarà... sto cercando di interpretare la scelta di non aver giocato il Chimplans. Quel counter lì, allora, se il turno prima il counter ce l'aveva, adesso è molto più probabile che ce l'abbia. Quindi... No, ma allora sono d'accordo con te assolutamente sul fatto che anche io avrei provato a buttare il Chimplans. E anche perché gli fai sprecare le spell nel suo turno, quindi Flocking Familiar non pesca. Fai tante cose. Ah, perché non voleva fargli fare il counter per pescare. Vabbè, ma non puoi forse fermarlo. Forse lui aveva visto in Chimplans la sua unica ripartenza in mano. Un altro Chimplans. Adesso si è innescato peso, Perrons. Ma dall'altra parte comunque non può attingere a tanto mana. Non può fare mille cose. Adesso lui attacca per 3 e poi c'ha 2 mana per fare un eventuale altro counter per pescare altre 3 carte. Dopo glielo chiederemo a fine partita qual è stata la pensata. Questo qua cosa andiamo a prendere? Un'altra foresta preso? No, una palude. Dall'altra parte, se ti sei tappato così, vuol dire che probabilmente hai un altro counter ancora. Glielo devi far sprecare per non... Guarda, se la fase. Io qua proverei a buttargli il pancione a 6. Non ce ne hai due. Ne così hai due. Vanigliato. Uno lo giochi. Ah, si vuole tenere open il verde. E quindi vuole giocare quello. Con un altro counter che tocca... Plans. Ah no, questa volta disdainful stroke, vedi qua. Poi vedi tutti questi counter che pompano il draghetto nel turno sbagliato. Quindi non lo può usare per resare. Adesso siamo arrivati in quella condizione che lui fa una roba e dall'altra parte ci può essere il counter. Si è salvato, quindi non è più. Adesso ha pescato altre 3. Dio santo, è Chimplans che motore di pesca. Ah. È sbroccata quella. Un altro. Cioè, sì, voglio dire, lo sapevamo, però cioè, vederla in azione, madonna, quella carta lì è veramente. È finita. Perché lui non gli fa 8 danni, e dall'altra parte invece Divine Scorpione gliene fa 5. Sicuro. Al 2000%. Vanguard, cos'è che fa pure di suo? Disincanta. No, l'altra. Ah, la parte creatura, sai che non mi ricordo. È un panzone. Cos'ha? Non ha reach, vero? Cosa che ha? Non mi ricordo. Ah, non può essere bloccato. Ah, sì. Eccolo lì. Botto. 1-1. Tipo si è ritirato su peso Pirrone, perché qua... Sì, non so cosa sarebbe cambiato probabilmente nel fare quel... Perrons. Però sì, nell'ottica. Perché... Magari vedi anche qua, è rimasto inchiodato a terra. In quel momento là, se giocava a Chimplans e non aveva counter, ribaltava la partita, perché lui non avrebbe potuto fare Slate of Hand, fare cose per mettersi in mano il counter, per fare counter sacrificando a Chimplans e rifarsi la mano nuovamente, per non giocare. E questo solo se non avesse avuto il counter. Se dall'altra parte in quel turno lì non c'era encounter, ma il counter l'ha pescato il turno dopo facendo pescata più Slate of Hand più perché ha pescato 2 a end phase con divination, quella divination di spend. No, ha pescato 2. Ah, quella si pesca 3 instant. Perché non ha avuto il momento per pescare la carta. Quindi poi ha fatto Slate of Hand e ne ha visto 3-2. Sì. Quindi se in quel momento faceva Chimplans e non arrivava il counter, probabilmente la partita andava in una maniera diversa. Se invece lui il counter ce l'aveva servito in mano, non sarebbe probabilmente cambiato nulla. Testa. Perrons dice di no. Perrons gioca a Drugo. Vedi qua, anche quel counter là glielo fai usare, perché lui, se non può bargainare a Chimplans, finisce risorse. Infatti glielo fa entrare. Potrebbe anche avercelo, potrebbe anche avercelo, ma non glielo ha fatto. Non l'ha deciso di non usarlo.
Quickstadia, ecco. Ha fatto Quickstadia End of Turn, Slate of Hand nel suo con un mana, si è visto due di Quickstadia, una di pescata, altre due di Slate of Hand, si è visto cinque carte e quindi sicuro un counter l'ha messo. Aspetta al varco. Questa mano qua è molto rischiosa perché dall'altra parte di Divine Scorpione c'ha veramente tante carte in mano. Qui vai a prendere quella. Divine Scorpione sta. Perrons la sta giocando. Ha un altro quickstadio. Sta giocando molto in draw wall. Può permettersi. Probabilmente il drago. Tiene open il counter. Ah beh, tanto no, lui vuole pescare di Hatching Plants, non gliene frega che entri. Lui l'ha messo in conto che quella lì non entra. Quella lì viene counterata, esatto. Sì, sì. Però si pesca quattro carte. Pesca quattro carte, donna. E entra pure. Attenzione. A questo punto questo... io farei anche Up the Beans. E hai aperto anche... non mi aspettavo che sarebbe entrato. No, forse questo... aspetta, perché potrebbe tenere entrambi i counter. E entrambi le risposte, le... sia Candy Grapple che Royal 3. Esatto. Si può stare, perché dall'altra parte non... Jack non vuole che lui abbia... Jack vuole finire con lo Scorpion con zero creature sulla board. Quindi probabilmente... Eccolo lì, un altro... Offend che arriva. Quel 6-6 lì rischia di cambiare le cose. Non mi aspettavo sarebbe entrato. Quel 6-6 perché lì... sai, lui adesso lo protegge. È un brutto stare per Perrons. Guarda, lui fa rimbalzo. Probabilmente lo sparo. Lui lo protegge. Dall'altra parte arriva counter. Però rimane sempre in vantaggio Jack. E comunque ha fatto veramente tantissima value. Ciao Sheridano, grazie. Ah, qua lo provi. Sì, beh, certo. Fai chiudere tutto e poi riparti. E riparti con cosa? Beh, fai Up the Beanstalk, l'altro è a Cimplex, vediamo cosa pesca. Eccolo lì, è morto. Ah, io farei Up the Beanstalk e Ginger... Io pesco altri due. Io faccio Ginger... Faccio Up the Beanstalk e Ciccione. Ciccione sì. A caso. A maggior ragione adesso... sì. Poi giocherai Foresta e mi scelgo... Pesco altre due carte. Probabilmente... Ah, lui si vuole tenere open Candy Grapple. Candy Grapple, ci sta. Non lo so. Perché avresti fatto... Io avrei fatto... Lui è tutto tappato, io avrei fatto Hatching Plants. Io avrei fatto... Beh, vabbè, adesso poi ha pescato un altro Royal. Però avrei comunque tenuto open Foresta e Isola. Avrei tenuto open Foresta e Isola perché non... lui è tutto tappato, io mi gioco a Cimplens, ho già Candy Grapple in mano, così lo uso per... Boh, vabbè, uguale. Tanto quel Candy Grapple lì non lo userà adesso. Perché scopre Gingerbread? A parte quello, e comunque perché lo vuoi fare con Etching Plants? Vuoi fare Candy Grapple, sacrificare Etching Plants? Quindi a quel punto lì fai Etching Plants, ti tappi tutto, tanto dall'altra parte non è che ti arriva Drago Divoramondo. Tipo Drago Divoramondo. Ah, oui, cioè bello, lui si è tutto tappato. Lui si è tutto tappato. Ti tappi tutto anche te perché tu ti puoi permettere di tapparti tutto. Le cose che metti giù tu sono più grosse delle sue. Adesso è arrivato l'Sdout. Direi che se fosse stato in gioco. Adesso si è pescato 3. Si sarebbe pescato 3 comunque. Però quello era già in gioco. Io ora farei probabilmente farei Candy Grapple. 4-5. Su Earth Elemental. E poi gioco un altro 4-5. Non fa pescare. Vabbè, che non. Faccio Candy Grapple su 4-5. Poi piego. Piego. E poi gioco anche un altro Ginger Ciccio. E pesco altri. Attenzione. Dice, se me lo mette sotto risparmio un removal. Ci casca. Ok, allora. Vedi, cioè, super giocato. Bravo. Assolutamente. Però, cazzo, dall'altra parte non dovevi parare. Dove vai? Un po' telefonata. Sì. Matteo Boh, telefonata un'altra cosa. Questa era proprio un... Ecco, adesso ti sei messo proprio a gattoni. Sì. Fa un altro... Fa, pesca altre due carte. Vabbè che non sta pescando un cazzo, però... Pesca due carte, cioè rimuova... Dai. Non doveva doppio bloccare. È stato super bravo Jack a provarci. Vedi, io questa, una giocata del genere non la faccio mai. Perché non mi aspetto mai che dall'altra parte ci sia uno che mi faccia un doppio blocco con mana close contro qualcuno che ha la possibilità di farmi un removal instant.
Quel doppio non la faccio blocco mai, lì, non quel del doppio blocco lì è un po' doloroso. Che boh. Ah, Milla per cercarsi soluzione. Prende mamma. Ecco, vedi anche lì adesso quella counter lì ha un valore. Allora, io non voglio criticare tutto, però qua fai prima Evolving Wild e vatti a scremare una terra, porca miseria. Adesso Agatha Champion glielo tiri, che c'ha counter? Niente, lo scusa. Oh, a giocare. Ah, per pescare altre tre? Sì, io vuol pescare. Madonna. Però sì, effettivamente, vai, anch'io l'ho buttato. Ma allora gioca a maggior ragione se vuoi fare quella giocata. Cioè, avrei buttato Evolving Wilds per scremare. Niente, per non scremare. Lo fa. Per scremare terra. Vuol tenersi in mana open per quello che pesca, forse? Vuol tenersi aperta la scelta di mettere una terra stappata, probabilmente. Sì, vabbè, ho capito, dai. C'hai 2-5-5 in gioco, porca certo, miseria. Sì, d'accordo. Sto cercando di interpretare sì, sì. Il ragionamento. Una, due e un'altra terra. No, che miseria. Porca miseria. Ma usano le Mario Wild. Oh, sì, sono con te, sono con te. Sto cercando di entrare nella... Però minchia, tre terre, porca miseria. Vabbè, ho capito, ma non... Sì, ci okay. Potevano essere anche tre terre dopo, però no, dici, vabbè, sono stato sfortunato, c'erano tre terre dopo. Ma così dici, cazzo, se ne scremavo almeno una, ce n'era una in meno. Cioè, pregiatissime Evolving Wild. Comunque dai, adesso è ancora... Adesso comunque rimane comunque... Sì, anche perché avanti. Vedi, dall'altra parte, Divine Scorpione adesso... sta facendo dei rimbalzi su una cosa che fa... Ha solo scelte brutte. Fa tre terre. Ha solo... No, non è frizzata, è concentrata. Sta pensando, credo. No, forse frizzato. Forse frizzato. Perché sta pensando veramente. Oppure ha un collirio potentissimo. Sì, ma non sbatte le palme da 10 minuti. Sì, non me ne ero accorto. Perché mi sa... Comunque, sì, adesso Perons è davanti solo a scelte brutte. Si è sbloccato. Solo scelte brutte. Si è sbloccato. Sì, adesso sei costretto a fare dei rimbalzi. Perché rimbalzare quel 5-5 lì vuol dire adesso andare a 4 e fargli pescare tre cose. Doppio pezzo per resistere. Ci è chiuso il counter. Dall'altra parte Divino Scorpione non sa che Jack ha zero carte in mano. Niente, forest. Morato del forest. Qua attacchi. Sì. Attacchi. Me ne mandi tutte in casa. Mi para una. Bim, boom. Counter al momento è ininfluente perché noi da questa parte sappiamo che non ci sono non ci sono, eccolo lì un altro rimbalzo, mi sa che entra per fare Ancestral il turno dopo, che comunque abbiamo il letale adesso, vediamo cosa. No, vabbè, adesso arriva giù un'altra creatura, dai, vediamo cosa tira fuori Perrons. Qua arriva sicuramente un counter su Candy Grapple. Ma anche tenersi Grapple. Ma perché deve farlo? Ma siamo 22-5. Devi metterlo. No, provi a chiudere. No, lo fai chiudere in massa. Sì. Io lo tirerei. Ci può stare. Candy Grapple sacrifica una cagata. Anzi, no, non sacrifica niente perché effettivamente dall'altra parte non ci sono pompini. Quindi. Non ci sono pompini, vero? Non credo. No. Non good credo. Game. E via semifinale. Beh, è andata come bello questo round, molto bello. Come doveva andare. Molto attenzione, là in alto è passato Selesnya. Vediamo. Abbiamo già anche ha fatto un punteggio pieno quel. Abbiamo quel, già quel i quattro semifinalisti. Bella però. Jack. Come è sembrato bilanciato il mazzo? Abbiamo solo una domanda da farti. In G2, qual è la pensata che hai fatto quando hai deciso di non giocare la Chin Plans? Non mi volevo fare ice out. Speravo si tappasse successivamente per trovare lo spot per tirarlo, perché me l'aspettavo ice out. Perché aveva Chin Plans lui in gioco, perché ice out su Chin Plans e basta, va bene. Però se fa counter e pesca tre carte mi rode un po' il culo. Lo so, però è la stessa condizione di quando c'è Standstill in gioco. Cioè non lo puoi evitare. Lui prima o poi quel counter lo avrebbe usato. Standstill, sì è vero, però magari non lo so, magari saltava l'end drop, magari riuscivo a fare più di una minaccia per turno. Peccato Jack nella partita in quella lì, lui si è andato a fare Divination, quella che pesca tre, poi dopo ha fatto Slate of Hand e
il turno dopo tu eri certo al 100% che lui avrebbe fatto un counter. Se in quel momento lì non aveva il counter in mano, c'aveva tre carte. Perlons è giusto, non dovevo fare il doppio blocco. Non dovevi fare il doppio blocco, Perlons. Là sicuramente no, troppo rischioso. Come Jack, che era innamorato delle Evolving Wilds, non ha voluto sfecciare prima di pescare 18 terre, sei stato punito dal mazzo che ti ha fatto pescare altre 3 terre con Acid Flash. Ma che cazzo, io te lo giuro, dopo quando ti vai a riguardare la puntata, troverai me che dico, ma perché te le tiri in mano? Giocane una e screma di mazzo. No, perché mi voglio dire che mi serviva il mana stappato. Mi serviva il mana per tirare l'exproof, scusa. Ovvio. Ma ce l'avevi. Avevi 3 a mana open. Potevi giocare Evolving Wilds, avevi la possibilità di tirare o Hatching Plants o -3/-3 un mana verde stappato. E sei stato un golosone. Mi sembra strano che onestamente. Mi pare di averla giocata Evolving Wild, quando me lo posso togliere dal cazzo me lo tolgo subito di solito. Vediamo un attimino chi sono questi top 4. Ah, c'è un Izzet, attenzione, passato un Izzetto. Ah, io sono contro il giocatore che le ha vinte tutte, l'uomo da battere di questa competizione, ne ha persa mezza. Poi nella parte di sotto del bracket c'è Cersei contro Papa Midnight, quindi Izzet contro Simi. Quindi un Izzet potrebbe arrivare in finale. Attenzione, già Izzet top 4 vuol dire che questa brada scap è bilanciata. Ah, complimenti comunque... a Gabberro. Adesso ci vediamo anche sto Selesnia alla fine. Sì, così. Finalmente. Il percorso ci regala emozioni. Finalmente lo conosco. Ha stravinto 2-0 contro Sultai. Non mi sento oggi. Comunque, quindi Sanlux contro Jack Torrance e Cersei, che abbiamo già visto altre volte, contro Papa Midnight. Abbiamo un mono green splash Selesnya, splash white contro il Sultai di Jack. E Cersei con il suo Izzet contro Papa Midnight contro un Simic ramp puro. Lui non Valbeluna... gioca il 5-5. Ah, gioca i Bellunas Gatekeeper, gli Amleth Gutton e anche gli Agatha's Champion. Tantissime creature giganti. C'ha 4 counter di main. Non gioca il 5-5 Golgari che gioca Jack. Perché è Simic. Sto semplicemente evidenziando le differenze di come è stato pensato questo ramp. Sanlac, mazzo grosso. Attinge al nero per le avventure con niente. Con praticamente le terre che filtrano. Ah no, c'è anche le due grotte. 3 Crystal Grotto. Ah, le Crystal Grotto. Le Age Wall in, che può nominare volendo nero. Non ha neanche una palude. E ha una mono strega bacheca inside. Ah, aspetta. Nero. C'hai Return of the Wild. Ah, anche il 2-2 bianco che fa il vrattino col nero. Quindi praticamente il piano è di tirare il coso di grifoni. C'ha tanti food. 4 Utopia, 4 Griffin, 4 biscottini, 4... 4 Up the Beanstalk, 4 saghe potentissime, i cani che fanno cibi, i cerchini, mostri giganti ce ne sono. Sì, beh, diciamo che hai i due mega ciccioni un po' del formato, però ha in più che popola i cieli, si vuole guadagnare per riempire il cielo di grifoni. Mentre la side, che è prevalentemente tutta bianca, c'ha Archon's Glory, triplo Glass Casket, doppia gabbia, doppia brattina, inutilizzabile secondo me. In questo, cioè in questa top 8 non la puoi usare. E doppio Vanguard, sì, Vanguard per spaccare eventuali mazzi con si inciccionisce post side, può essere sicuramente una buona side. E il Woodland Acolyte Spider Food, cos'è Spider Food? Ah, un altro removal. Ormai le sorcery che costano 3 fanno tutto. Spaccano volante, incantesimo, stregoneria, istantaneo, fanno counter, fanno questo, solo perché fanno tutto ormai. Jack ha solo i Vanguard contro gli incantesimi e vabbè, rimbalzini che posticipano. Sto guardando cosa ha Jack per rispondere all'incantesimo che fa i grifoni. Lui ha Stormkell Vanguard in 4 per, che sono 4 di incantare. Sì. E rimbalzini Joanna per, non è utile. Proprio, esatto, non è proprio il removal preferito. Perché non lo fai, piuttosto a quel punto lì rimbalzi un 2-2 a quel punto lì. Stiamo per assistere ad un bel matchup. Ecco, una disfatta. Va bene, mi muto. Bocca al lupo a entrambi. Commentary. Siamo per vedere dello show. Jack Torrance. Opponent goes first. Mano da tenere. Probabilmente sì, sicuramente da tenere. Dall'altra parte è molto più veloce, molto velocino. Sandoros. Sandoros. Che si cela dietro al nick di Arena Sandor. Sandoros. Mi viene alla mente Sandor Clegane, che come ben tutti sapete è il mastino. No. Enzigna.
Insigne. È Gregor Clegane che è la montagna. O no? Aspetta. Ok, allora qui... Comunque Sandor è... Niente up the beast. Un dubbio clagenico, esatto. Che abbiamo dissipato immediatamente. Arriva un Utopia Sprawl. Okay. Cosa sta succedendo? Mi sono perso nel cercare i nomi. Ah, vuole immediatamente eliminare il numero 1. Per quello non ha fatto Up the Beanstalk. A questo punto fai esatto, fai altro meno 2, meno 2. Lo tiene sbordato, sì. Che anche Bjornsson che ha staccato 501 kg. Povera stellina. Com'è staccare mezza tonnellata da terra? Che ginocchia devi avere? Non è male. È un buono slancio. È una bella staccata. È arrivato il primo maiale. Arriva un ciccio. Un ciccio pasticcio. D'altra parte board assolutamente potente. Ma poche carte in mano. Da questa più possibilità di fare vantaggio. Sprecata così la fatality della... Eccoci qua. Adesso iniziano ad arrivare i piccioni. Piccioni a go-go. Pensa se fosse cumulativo. Se a 6 ne fa 2. Mamma mia. No, dai. Serve un po' forte. Comunque ne faccio uno tutti i turni. E rimane una buona carta. Sì, beh, certo. Anche in turno di Oppo? O alla fine del turno? Gli incantesimi mi hanno incantato. Elimina immediatamente. At the beginning of your end step. Sì. Quindi non, sì, cioè, se lui mangia un fudo alla fine del turno di Jack, mi sembrava che sarebbe comunque fortissimo. Sarebbe stata veramente figa. Doppio volante in due turni diversi, ma proprio l'ottica di giocarlo anche in costruito. Avrebbe un altro simbolino, probabilmente. Calenda Greco dice: questo matchup finirà con Jack. Che dice: Griffin Harry fa troppo valore e non è gestibile. Effettivamente, il valore ne fa, però ha sprecato tante cose. Cioè, non gli sono andati a buon fine. Che Jack ha fatto doppio remover, rimbalzo e doppio meno uno, meno uno. Ecco perché è full score. Cosa facciamo? Un 5-5? Pescare. Qua ci sono 8 danni. Possente mazzo della magia pradesca. Effettivamente è interessante quella build lì, perché come analizzavamo anche in pre-match, lui ha il piano ramp, ma nel mentre fa dei volanti. Vedi come fai? Come fai a giocare un aggro in un formato dove ci sono così tanti cibi, così tante cose? Sembra più solida una build così. Guarda lì, anche quello è un cibo, Ci prospettano Griffin da tutte le parti. E poi mentre fa Griffoni prende vita. Adesso ci sono in gioco, ci sono Peter e Liz. Madonna, ho dimenticato. Come si chiama? E un altro Griffon. Parecchiata molesta. Si potrebbe fare Up the Beanstalk e combattino per tirare giù un volantino. Ah, dice 1, 2, 3, 6, 7. Sì, con fare anche, Champion, può anche fare altre a The Beanstalk e mettere Amleth Gutton sacrificando... Lui questa volta secondo me voleva tenersi aperto nel caso avesse visto drop a 1. Adesso può fare tante cose. Può fare Up the Beanstalk e combattino, che non risolve niente, perché il problema è 6-6. Puoi fare Up the Beanstalk e Amleth Gutton. No, almeno però ti metti avanti, cioè se tu fai Up the Beanstalk, Agatha's Champion, almeno peschi altre tre carte, una più due, ma anche metti un bloccante, togli un volante o insomma inizi un po' a mettere avanti. Allora, il punto è che se fai Gingerbread Hunter, dopo devi fare doppio blocco sul Gingerbread Hunter e passano comunque 8 danni. Se invece fai Amleth Gutton, Up the Beanstalk e Amleth Gutton, peschi comunque due carte e almeno hai la possibilità di fare Cian blocco 6-6 contro 6-6 e il 5-5 va a fermare un omino biscottino. Ma sono comunque delle condizioni ultra sfavorevoli. Ah, non fa The Beanstalk perché Perché fa anche il rimbalzo. Proprio la vuole tenere a tutti i costi, perché John Stoppancide si deve sacrificare il suo The Beanstalk. Sì, effettivamente, certamente. Ah, gli rimbalza addirittura quello. Vuole proprio tenere il cucciolo il più possibile, ci sta.
Ci sta, si è sacrificato il swap the Beanstalk perché sa di avere un altro. Il 6-0 gestisco col doppio blocco, era brutta. Vedi che ha valutato Linaria, lui non ha mica gran risposta adesso. Che altro continuano a scenderne, perché adesso lui fa di nuovo un gigante 6-6, sacrifica un fudo, guadagna comunque. Dico, rimbalzare il gigo, boh. Rimbalzi il volante, il 6-6 me lo gestisco con il doppio blocco. Poi praticamente è un 6-6 che fa un volante. Sì, brutto. Adesso siamo punto a capo. Parole forti dalla chat che dicono impossibile vincere. È un bel motore. Ma questa partita qua secondo me non è difficile poterla ribaltare. Ci sono fondamentalmente in questo momento ci sono in gioco altri tre grifoni. Vinza! O con Up the Beanstalk. Quanto mana? No, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Fai Hatching Plants e te lo mangi col panzone, no? Non è questa una giocata? Non ci può stare anche quello. Cioè, scavo, sto malissimo, cerco di andare a vedere cosa pesco. Non siamo noi a gestire il volume degli alert, purtroppo. Siamo ospiti, non abbiamo un solo dito sulla regia. Ha preso la clessida, ha passato la spara nel fuoco! Pensare un altro po', però sì, è un po' compromessa. Tante scelte e nessuno ottimale. Qua devi fare quello, sacrificare Utopia, guadagnare 3. Hai messo un ciccione. Sì. Hai pescato un'altra carta. Sì, hai un 5-5, 4-4, 6-6. Dall'altra parte c'è uno che è a 32 e ha uno stormo di bestie in Fingard. Infatti la grossa differenza, sì. Cioè mentre si guardano a terra, lui passa quei grifoni. Sì, ha fatto, era sì, più anche o meno, secondo me era più o meno uguale, nel senso pescavi di più. Pescavi una carta in meno. Cioè pescavi una carta, così hai pescato una carta in meno. Pescavi una carta in più. Con Action Plans pescavi una carta in più. Esatto. Così ti metti nella posizione di poter pescare di più il prossimo turno. Che al prossimo turno devi fare comunque Action Plans più Antle, il Gatton, perché l'hai pescato. E così hai già un Add the Beanstalk che ti fa pescare quando entra Hamlet Gatton, che sacrifica Action Plans. La recupera con questa giocata qua. Praticamente ha deciso di pescare due carte subito e quattro carte ora, piuttosto che fare tre carte ora e due dopo. Mamma mia. Cambia molto. Così ha pescato di più. In questa maniera qua ha pescato di più. Sì, l'avversario ha troppe vite. Cioè lui potrebbe piegare la board e lui potrebbe permettere... Cioè Jack potrebbe piegare la board e Oppo potrebbe tranquillamente prendere tutto, sì. Simplesti, mi rifaccio la mano. Donna, è pesissimo quello. Adesso lui in G2 deve tenersi come l'oro il disincantare, sì, perché sì. È un calvario quell'incantesimo lì. Ah, in quel mazzo lì sì. Sì, sai che fa due volare. Prende tre vite, brutto. Ma cosa fa? Lo fa. Sei danni volanti. Tra l'altro non c'è neanche un panzone con reach. Che okay, panzone con reach sono tutti brutti. Poi ne fa un altro. Un altro omino formaggino. Altro fudo. 8 danni volanti. Passo. Non basta. Combattene uno. Giusto. Sì, sono 6 giusti che continueranno a essere sempre così. Cioè, non puoi fare uno. Poi lui continua ad andare su. Madonna. Calvario. Quella sinergia lì è forte. Sì, ci sta mettendo tutto l'impegno del mondo per tenere aperta la speranza, però. Cioè, la speranza. La speranza è più un concetto di continuo fino all'ultimo, però sa perfettamente che non c'è niente da fare, perché non c'è una carta che possa risolvere questa board già avviata. Che tu dici vabbè, dall'altra parte c'è solo un 6-6, io solo ne ho molti di più, però cioè quei 2-2 lì volanti continuano a proliferare, a uscire dal... Sì, almeno 2-2 è ancora vivo Jack, però sì. Sì, ma se anche trova Candy Grapple e Gingerbread Hunter, ne fa una per una, ce ne sono già tre sul campo. Sì, siamo... Questo G1 non è... Adesso puoi anche fare un Gingerbread Brute.
Le devi togliere tutte insieme. Cioè, l'unica possibilità è di resettare la board volante, dare tempo all'altro, cioè non dare tempo all'altro di rifarsi troppi volanti, iniziare a stressare con tutto. E poi ripeto, se Jack stressa con tutto, dall'altra parte li fa entrare tutti, poi attacca e è finita. Non può neanche permettersi di attaccare con tutto. Di metterlo sotto pressione, sì, esatto. Non, dovrebbe avere la possibilità di fare una roba tipo, non puoi bloccare, non puoi attaccare, cioè nebbia, attacco con tutto, tu prendi. No, stavo guardando se aveva l'itaggio, ma può bloccare tutto Jack, sono 5 contro 5. Ginger brutti da tutte le parti. Poi sì, brutti. No, guardavo che Jack ha lo Shepherd, però fare doppio Shepherd. Boh, potrebbe essere una giocata, lo faresti? Come? Cosa? Jack inside, quello che fa Vratta -1/-1. Cosa me ne faccio? Però cioè dovresti mettere per averne in mano due, per resettare il cielo. No, quello la togli, magari la fai perché vuoi togliere i pedini, i pisquami, i piccini. Sì, 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 esatto. Metti dentro tutte le robe che spaccano in casa. Dai, è quel coso là che fa la differenza, su. Cioè, è il Griffin. Finisci. Vabbè, passa l'uno, va uno. Sì, ma i cookie possono diventare dei 4-4. Ah, lo so, siamo malissimo. Cookie. Questo attacco non mi è granché piaciuto, eh. Ma Dio, Lux avrà detto... Sti cazzi. Esatto. Come la pensa? Beh, ho capito, la però. Pensata che sta lì dietro, ah, è sti cazzi. Meno. C'ha anche... Ah, perché non avevo capito che quel coso là era... Non capivo se era fuori o dentro. Madonna. Sì, quelle assolutamente. Non mi fanno impazzire. Adesso devi togliere 8 carte. Sono una valanga. Quindi cosa togli queste 8 carte qua? Allora, i rimbalzi ma non piacciono. I rimbalzi sono le prime 4. Le altre 4? Potrebbe abbassare di uno qualcosa. Se no togli i rimbalzi, stai così. Ha messo solo i disincantare, no? Cosa no, messo ha messo anche le 4 gambe. Ah, ok. Cosa ha tolto? Non so. Ha tolto il Royal Treatment. Ah, beh, sì, è vero. Il Royal Treatment non gli fa niente. No, però aspetta. No, dall'altra parte. Royal Treatment, infatti sono. Cioè, sono già inside, non li ha tolto. E 12 secondi, Jack. Voi Bitter Chill. Ma ti piacciono i Bitter Chill? Infatti li ha tolti. Ha messo dentro solo i 4. E cosa ha tolto alla fine? Rimbalzi? I 4 rimbalzi. Mm. No, giusto così. Secondo me è giusto così. Sì. Non so perché si stava crucciando nel provare. Bitter Chill non fa niente. Non fa niente di importante. Secondo me la sideata giusta era questa. Sarebbe stato sbagliato, secondo me, storpiare il mazzo per mettere dentro delle altre carte che comunque sono tutte subottimali. Mm. Se avessi avuto altri 4 removal per incantesimi, ci stava. Togliere qualcosa a caso, praticamente in chiaro. Tanto le carte più forti di Oppo sono il griffo e la saga, le due carte che danno più fastidio in assoluto. Ma no, così Mamma mia, bello lentino. Non ha rampato neanche un po'. Attenzione, corto di mano. Silenzio catartico. No, stavo pensando rampa. Anche lì pata. No, beh, questo c'è. Ah, sì, beh, forse. Probabilmente metto il token. L'1-1, vero? Sì. Terra e token. No, mette comunque il food. Perché il token si può comunque bruciare per bargain. In più c'è anche la valenza di... Tanto non lo sacrificherai mai per guadagnare altre vite. Non c'hai il tempo. L'1-1 lo metti lì. Vabbè che non lo vuoi bloccare, però. The Beanstalk. Ah, c'è anche quello. Anche lì tutte queste side, ho visto che non hanno poi così tutte ste risposte per contro gli incantesimi. Io avrei inserito qualcosa d'altro, forse. Qua cosa togliamo? Il formaggino, forse. Forse l'ordino. Vuole togliere il lupo. Lupo più grosso. Opta per il lupo. Sì, cioè, diventa sempre enorme. Mentre il biscottino... Sì, il biscottino è un guai. Da questa parte non ci sono rimuovi incantesimi, dall'altra parte non ci sono incantesimi. Quindi, qua continuano a piovere up the beanstalk. Eccolo lì. Posso togliermi la mascherina mentre parlo? È arrivato un bel coso. È arrivato lo spauracchio. Adesso qua bisogna pescare. Dio boh, ma hanno tra l'altro 3 Amleth Giant, un Gingerbread Hunter. Qua vediamo se attacca. Considerato quello che aveva. Però in questo momento è mazzo superiore. Cioè, sono forti 3 Amleth Giant, sono dei 6-6 travolgere.
Beh, per adesso mazzo staple posso, metagame risolto. Dall'altra parte Sandoros fa 3 vite a turno e un 2-2 volante a turno. Lo so, top. Se si appoggia così che inizia a sacrificare dei foodie e continuare a fare dei foodie, lui in un attimo diventa con... deve trovare una soluzione per questa qua. Tu hai giustamente detto, siamo belli grossi. Perfetto, siamo belli grossi. Era il pezzo che non volevamo vedere dal lato di Jack, chiaro. No, dicevo, finché comunque Luke rimane piccolo, magari tu hai 3-6-6. No, è arrivato, questo, attenzione, questo da fiato, ecco, però. questo perza! Da fiato. Però, puoi farlo e giocarlo. La giocata migliore forse è farlo e giocarlo. Attenzione, vuole... Dobbiamo farti il -2-1-2, Via quello. Poi lo gioca. Esatto. Più grosso del suo 6-6. Dall'altra parte continuano ad arrivare foodie da tutte le parti. Vediamo se arriva un altro Griffin Aries. Finita. Dura. Finita. Finita. Addirittura. Vabbè, ha già guadagnato. Ha guadagnato con qualcosa. Ma è finita. Finita la partita. Mi spiace, purtroppo non vedo un'uscita. L'altra parte fa 3 vite e un piccione a turno. I piccioni si automoltiplicano tra loro, quindi 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, pezzi diversi, quindi non è che puoi fare un removal, uno spot removal. Spot removal fai praticamente la tabellina del 2 e togli 2 danni, ma non... Quel mazzo lì effettivamente sì, sembra veramente di molto complicata gestione. Sì, sì. Se noi arriviamo oggi metagame risolto. Abbiamo dato una scorsa al meta, però... Guardato già che in questo momento manca anche di... Non c'è molto. Manca anche di possibilità di sfruttare bargain. C'ha 4 carte in mano che non può sfruttare dal punto di vista della loro abilità. Qua vuole tenersi il -2-2 per probabilmente per cercare di risolvere perlomeno il 10-10. Tra l'altro con che sprezzo ha fatto un 10-10 che tiene imbloccato. Vedi, può permettersi proprio di aspettare, sta lì fermo. Tanto lui fa un 2-2 volante a turno. Questo gliene. È scarso. Cioè entra e si suicida. Raga, per favore, vorrei sentire i bravi PMR. Cosa sta succedendo? Vi stanno subissando di alert? Fastidio. Perché tutti i comandi vocali. La live. Perché io non lo sento. Non sento nulla. Raga, per fortuna no, Pierambrogio per fortuna non si è palesato. Berru non ci mette mezzo secondo a palesare il suo godimento di questa cosa. Jack. Perdiamo tempo, basta. Ovviamente quello che mamma gira mia. Anche in chat è possibile. Vero, cioè, questo mazzo è veramente duro. C'è un motivo se è a punteggio pieno. Sì, infatti, non lo reggi. No. Con l'interazione lì con il mio mazzo non lo vuoi reggere mai, cioè proprio zero. Ho visto la tua faccia quando ho fatto rimetto un permanente in cima. Capito, pensavo lo rigioco e faccio... Sì, ho visto la tua faccia. Non che era necessario, ormai comunque era troppo in là la partita a prescindere. Cioè lui è doppio up the beastalk a terra, io un cazzo. Quindi non si poteva vincere mai. Prima partita forse potevo vincere giocando in maniera diversa, però non lo so. Secondo me la prima partita era veramente spacciata nel momento in cui lui ha fatto veramente subito il Griffin e ha iniziato ad apparecchiarsi i volanti. Tu hai fatto veramente tanti removal all'inizio, hai gestito tutte le sue pidinine, tutte le sue cose, gli hai fatto andare a vuoto la saga per 2 volte. Sì. E lui comunque ha appoggiato Grifone, ha iniziato a fare dei Grifoni e si è messo a 35, sì, roba sì, che sì. Non puoi neanche attaccare con tutto perché lui se ne frega e poi ti attacca con tutto in risposta. Cioè, secondo me la prima non la potevi vincere, la seconda potevi vincerla. Insomma, se... peggio secondo me, la seconda stava peggio secondo me. Se avessi visto il turno prima il removal sul fagiano Bagiano. Forse dovevo tenere questo, non... inside. No, invece noi secondo noi hai fatto la side data più giusta. Sì. PS,
Vi dico semplicemente una cosa: Ferrari Prada è stato l'unico altro giocatore della competizione a giocare 4 pen di Griffin aeree, come cazzo si legge la carta. Ha scelto di giocare 4 di quegli incantesimi. Il Prada aveva visto il futuro. Però la ovviamente sua... il suo mazzo era inguardabile, tipo, era 5 colori? Era tricolor completamente, completamente sconnesso. Che era, era Gand tricolor con i Griffin che non poteva castare. Cioè quelle robe lì a fare. Bianco, verde, splash nero per qualcosa di completamente inutile. Va bene, allora ci guardiamo la finale, direi. Vediamo chi ci sta in finale, quindi. No, ancora c'è una partita in corso. C'è Cersei contro Papa Midnight. E perché non la stiamo vedendo? Eccoci qua. Berza! Minchia, fortissimo davvero il mazzo. E allora, ladies and gentlemen della magia, attenzione! Un Izzet! Guarda, sono contento se vince Izzet, per un solo motivo. Perché tanto non penso proprio che ce la farà mai Simic. Anche se quel piccione lì può essere un buon bloccante per le 2-2. Grazie a Maniaco che mi paragona a Dan Peterson, che per me è un ottimo complimento. Credo che Ciccio Valenti non sia contento del fatto di essere stato paragonato sì, a Prada. Probabile che abbia da ridire. Che Ciccio Valenti c'ha il suo perché. Vediamo se qui... Oh, attenzione! Allora, qua Zizet la può vincere serenamente. La può vincere facile qua, eh? Attenzione. Ma basta risolvere il piccione... Che lo risolve che ora. Ora, esattamente. Può vincere, anche se è molto difficile, perché doppio up the beast a terra, appena pesca un costo alto, ciaone. Qua decidi di fare... No, di tirare la mucca 4-5 diretta. Cioè di fare scartillo peschillo. Certo, perché con... ecco qua. 4-4 pesca due carte con 5 mano. Che male non è. Più a 5 plants, order... Più è 4-5 il death touch con 4 mana, cioè voglio dire, va anche a... E biscottillo, e mo? Panino, biscottino, adesso ci sono... La vedo molto difficile qua. Ragazzi, non penso che ce la possa fare qua Izzet. 4 puntita sono pochi e c'è troppo motore di pesca per terra. Certo, dipende tutto da come top deck. Sì, se fa come te prima che ha pescato 3-3 di fila, non è finita. Se invece pesca bene, basta una carta per ridargli 7 carte in mano, cioè con Nathan Plans e doppio up di Vinicius. Veramente un ciccione ora potrebbe essere devastante. Ok. Ok, arriva... Quasi riprende il botto sicuramente. Esatto. Che tira subito sul 4-4. Esatto. Tira subito sul 4-4, ci sta. Qua c'è doppio bloccante per doppio attaccante eventuale. E se arriva il top deck, o sei una terra. Aia, male! Molto male qua. È passato? Attenzione. Quindi era una terra. Sì, certo, presumo proprio di sì. Stroke è un'ottima pescata. Sì. Attenzione, arriva la race. Stroke però non ferma la pescata, eh. No. Se dall'altra parte arriva un 6-6, no. Comunque un 6-6 in questo momento gli fa pescare a Papa Midnight. Ah, 5 carte. 3 di Hatching Plants, 2 di Up the Beanstalk. Pesca un botto. Però no, se continua a pescare terra, la partita è dell'Izzet. Vediamo se sarà bravo a portare sfiga all'opponent. Non c'è la top, non c'è il top deck lì. Qua sei under the gun proprio, sei con la pistola puntata alla tempia. Tra l'altro in questo turno secondo me ha pescato... Ah, oui, la pescato fortuna la viene a me. Probabilmente. Cioè la terra che fa scraiare. Perché se no in mano ha un'altra terra. Terra! Attenzione, vediamo se c'è il ribaltone della magia. Solo terre da quella parte. Non so perché, ma ho un vago sentore di come andrà a finire questa partita. Slide of hand, doppio prowess. Vediamo se c'è un OTK in questo turno. Potrebbe succedere, attenzione. Prankster sembra forte. Prende a Chimplants invece. Prende a Chimplants perché può prendere un'avventura dal cimitero con la terra. Sì, può prendere il botto da uno se ce l'ha. Vediamo. Se ha botto da uno pesca Millant. Però no, ok. Fatina non mi dispiaceva. Certo, anche a Chimplants è forte. Fatina?
La fatina. Ah, sì, la fatina. Infatti io avevo preso la fatina anch'io. È morto il matto. Ma più che altro perché non c'abbiamo bargain. In realtà può sacrificare. Insomma, non poteva sacrificare. Forse non ha niente nel cimitero, non lo sappiamo. Comunque che sfiga il dottor Papa Midnight. Veramente sfortunato. Perza di sfiga. Ma sta meditando di saccare per guadagnare vite. Male. Forse... Ok, medita di saccare tutto per guadagnare vite. Attenzione, molto... Molto greedy questo gioco. Vabbè, però in realtà necessaria. Terra di nuovo! Bello questo gioco! E ancora mi dicono le persone: no, però è una bella meccanica quella delle terre in Magic. Vabbè. Aveva la tua stessa mano di prima, solo che tu hai pescato tre terre tutte nello stesso dilapidate in quattro turni di non gioco. E allora ci aspettiamo la finalissima. Sono contento che sia arrivato un Izzet perché voglio vedere proprio questo matchup. Cioè, ero proprio curioso di vedere se ce la poteva fare. Secondo me è una tragedia. Certo che effettivamente se Izzet gioca contro un avversario che pesca terre al posto che spell, senza nulla togliere il valore del mazzo, per carità. Andiamo a vedere quindi i mazzi. Mostriamo questo Selesnya, veramente fortissimo. Grande deck builder Sallax, portato il miglior mazzo della competizione. Poi abbiamo in finale Cersei Lannister, Shame, con Izzet. Quindi abbiamo, come dire, la grande sfida. Abbiamo Hatching Plants versus Up the Beanstalk, in buona sostanza. Finale è arrivata la minoranza, è arrivata. Già. Beh, Hatching Plants e anche Up the Beanstalk. Quindi no, non è arrivato un mazzo che li ha tutti e due. Esatto, esatto, quindi è proprio il versus. Pronostico? Ma questo Selesnya è forte. Io a questo punto, solo per il fatto che in un draft abbiamo provato a utilizzare la meccanica del Griffin. Del Griffin. Tengo per Griffin, a me piace come carta. Però anche Izzet. Io direi 55-45. Addirittura. Micchia, sei ottimista, eh? Non lo so, a me sembra... Mi sembra veramente senza punti deboli questo Selesnya. Cioè, sei ottimista a dare addirittura il 45% di win rate a Izzet che parte mulligando. La mano è ok. Però certo, Izzet ha tante rimozioni... È un control, in buona sostanza. Quindi hai un sacco di removal. Può succedere un miracolo, forse. Veramente tante carte. Qua mi tiene veramente tante cose in questo Selesnya. È difficile. Intanto decide di togliere... Facciamo il full screen. Decide di togliere un botto. Minchia, qua parte con Utopia Sprawl. Partenza sobria di Sandoros. L'avessi fatta mezza volta contro di lui. Già. Io non te l'ho mai vista giocare il primo turno. No, la prima partita, quella che hai tenuto con una terra. Ovviamente, minchia, non mi sembrava vero che avessi foresta più Utopia Sprawl. Vabbè, secondo me non si mulliga quella. Terra, Utopia Sprawl, Up the Beanstalk si tiene sempre. Sì, dai, voglia, facile. Io devo sempre tenere sotto controllo la sfiga del nostro account, quindi... Ah, è vero, vero, minchia, non mi farei giocare mai più col tuo account. Vedi. Cioè, tu devi sempre pensare da quel punto di vista lì. Qua la situazione è mica bellissima per M-Team, sì, però ha la partenza ramp, non ha la partenza aggro. L'unica strada è counterarglielo. Va bene, finché fai Up the Beanstalk... Anche se è fortissima. Anche se è fortissima mi sta quasi bene. Griffin un po' peggio. È arrivato. Dall'altra parte non arriva il... In realtà non arriva il counter. La partenza in realtà è eccezionale per Sandoros. Cioè ha fatto doppio ramp e doppio incantesimo in quattro turni. Non ci ha fatto mancare nulla. Anzi, in tre turni. Mazzo. Sì. 5 mana, doppio incantesimo. E ti saluto. Qua si fa valore. Vai col tenace. Però ha 0 carte in mano? Sandoros? No, 3. Io ne vedo 3. Ah. 3. Perché non si vede, cazzo? Ne vedi 0? Ne vedevo ben 0. Aspetta un attimo. Adesso inizia il supplizio, dai. E adesso, sì, inizia lo spam selvatico di morte e disperazione. Qua farà un food, esatto. Food. Sì, ramp food, guadagno 3, metto pupazzo. Innumerevoli mana. Up the Beanstalk a terra, non appena pesca una mucca. Ce ne sono 8. Sappiamo, nel mazzo. Però attenzione, perché comunque la mano di M-Team brutta non è. Pieno di cose. Fagiano. Deve gestire tutti. Deve gestire tutti i volantini. Diciamo che li può gestire perché lui ha le volanti. Ha sto 2-2 volante che con prowess si gonfia. Se riesce a giocare sempre instant. Tanto vediamo una mano un po' di merda comunque per Izzet. Perché ha 3 Earth Elemental in mano e si incastrano un po' a vicenda. Però li puoi lanciare a costo poco. Questo è bello. Qua parte con Slate of End. Prende another piccione. E qua vediamo se inizia a pressare. Botto là sopra. Minchia, non lo farei mai. Tiene basso di pe.
Botto là sopra è veramente aggressiva come mossa. No, sta giocando tempo. Non lo so, io non l'avrei fatto questo, onestamente. Però ci può stare. D'altra parte Sandro secondo me è un po'... Adesso noi la non la vediamo. È un po' in difficoltà, non sta facendo granché. Infatti stavo dicendo, secondo me... Attenzione, il nulla! In realtà ci vede bene quindi M-Team nel fare quel botto lì. Fatto quasi bene. Io forse avrei giocato più per spammare board, tipo avrei fatto Prankster. Perché Prankster è bello, effettivamente, in questo mazzo. Perché ti milli tanto, ti milli dalla cima del deck e magari riesci a tirare i 4-5 a pochissimo. Doppio piccione! Qua è stato piccionato Sandoros. Aia! Da piccionatore aia. A piccionato. Da piccionatore a piccionato, esatto. Vittima ovviamente anche lui delle terre. Delle terre della magia. Che sfiga, eh sì. È molto sfortunato. Adesso. Mana Flood. Ti può morire solo di Mana Flood quel mazzo. Perché vedi, ha rampato e poi ha visto delle altre terre. E sì. Il guaio, una delle difficoltà del ramp è quella lì. Quando rampi e poi continui a vedere delle altre terre. Infatti dicevo, io non mi sono accontentato di Up the Beanstalk nel mio mazzo. Perché solo Up the Beanstalk è poco. Se non vedi Up the Beanstalk finisci le risorse subito in ramp. Infatti io giocavo anche a Hatching Plants. Che sei data fatto? Me la sono perso. Pure io, è stato troppo veloce. Ma lui non ha risposta per gli incantesimi, non è che doveva pensare granché. Comunque se vince Izzet si deve dire che non è, diciamo, l'archetipo rappresentante della Bradas Cup 9. Sarebbe molto più rappresentativo se vincesse ramp, sicuramente. Attenzione, ora stiamo vedendo... Dalla prospettiva di Sandoros, vediamo. Non ha una mano bellissima. Non ha una mano bellissima, oggettivamente. Va per mana nero per poter fare -2/-2 sui piccioni mortali. Golgari sì, è stato giocato all'interno della competizione, però non ha fatto top 8. Golgari ce n'erano molti. Mi aspettavo come mazzo più popolare della competizione, ed è stato molto popolare, ne ho beccati tantissimi. Calenda Greco dice, puoi essere il giocatore più forte del mondo con il mazzo più forte del mondo, ma se le terre dicono no, è no. Esatto, puoi giocare un mazzo senza terre. Sta andando un po' così per Sandoros, che per la prima volta... Sì. All'inizio del torneo lo vediamo veramente in difficoltà perché continuando a pescare terre. Quante terre. Aia! Vedi, cioè non puoi mica vincere. Non un cazzo. Qua fai 3 mana 2/2. Easy. Però poteva attaccare prima. Up the Beanstalk. È qualcosa. È qualcosa. Ci accontentiamo proprio delle briciole. Delle up the briciole. Terra! Madonna mia. No, qua non l'avrei mai fatto sull'1-1. Avrei sempre buffato il 2-2. Perché ti puoi beccare un danno di piccione sull'1-1. E invece ha fatto bene. Col senno di poi ha fatto bene. Perché Torch the Tower avrebbe ucciso il 2-2. Però diciamo che aveva più target, ecco. Grotto! Questo è bello. Lo script veramente aiuta troppo i deboli. Turno. Cazzo. 4 forti. Sembra veramente una barzelletta dopo il bel percorso di Sandoros. Vabbè, prima o poi anche lui si può spegnere, attenzione. Vola verso la 9 terre. 9? Ne ha qualcuno inside? Sì, ne ha pescate ben 9. Script! Aiuta troppo i deboli. Qua sta pensando di giocare il 5-5, però forse non è una buona idea. Io cercherei di ottimizzare le mie pochissime risorse. Però vedi, il brutto del non giocare contro un mazzo Izzet è che lui, se non countera, ti pesca in risposta. Quindi gli dai ancora più vantaggio di... In questo momento, se Cersei non aveva counter, adesso siamo sicuri che ce l'ha counter. Ha pescato altre 4 carte. Sì, quello sì, cioè... è vero. Sai cosa? Però in questo caso stiamo parlando di un'avventura, però. La creatura avventura. La creatura avventura può ammazzare il piccione. Lo so, però tu sei in difficoltà, c'hai solo delle terre, Up the Beanstalk ti pesca comunque una terra anche se la carta non entra. Cioè, non lo so, secondo me non puoi non giocare una carta perché hai paura di counter. Non hai una condizione favorevole. No. In più comunque ti fa pescare, al massimo è come se l'avessi ciclata. È vero. Gli fai pescare una carta oppure gli fai scarto su un counter. È vero, però essendo che si trova... Sì, ma infatti è forte farsi counterare la mucca. Il problema è che
avendo comunque poche risorse, vuole fare, vuole sfruttare quella rimozione della creatura. Ennesima terra! Quindi, però, cioè, tanto avrebbe pescato terra, quindi ha fatto bene. Ma non ha, perché è sempre comunque indietro, probabilmente si sta mettendo indietro di turni. Sì, di un turno. Ecco, un'altra terra ancora. Ragazzi. Però tra un po' lo tiri lo stesso, perché comunque hai la terra che ti ridà l'avventura dal cimitero. Anzi, forse lo tiri ora, no? Sì, dall'altra parte anche Cersei non sta facendo nulla, gongolante delle sue 19. Secondo me non è proprio giusto non giocarlo. Adesso hai anche le terre. Ci può stare. Mostrum! Beh, è controllo quello. Mi interessa avere tante carte in mano. Gioca un mostro con tante rotte. Benvenuti nel gioco più, dicono, sì, è il gioco più bello del mondo. La magia, l'adunanza di terre. Terre, l'adunanza. Intanto non counter. Qua io, ok, giusto. Sta giocando intorno a meno che spendi 2. Corretto, secondo me. Terre, l'adunanza si dovrebbe chiamare. Boom, il botto. Può ancora farcela, Cosa? Sandoros, secondo me ce la può fare. Cioè, l'avversario ha solo 4 carte in mano, adesso 5. Ah, beh. Che sono vere, però. Questo è vero. Probabilmente sono carte vere. Non lo sappiamo. Quelle che hai in mano. Non lo sappiamo. E qui Sandoros, ricordiamo che c'ha le terre che si riprendono avventura dal cimitero. Ti riprendi il 5-5 a breve. Peace. Mica, sei rimbalzato quello. Cioè, vuol dire che sta con le pezze al culo. Beh, sì, se, perché te lo rimbalzi? Perché lo rigiochi stappato a costo 1. È come una serpe, quel coso lì. Mi sembra la mossa migliore possibile. Vuol dire che non ha una gran mano, secondo me. No, anche secondo me. Però diciamo che non avendo una gran mano ha comunque ottimizzato una giocata. Nel senso, se hai rimbalzato un pezzo, lo hai rigiocato a gratis, stappato. Sì, si fa. Cioè, se sei con le pezze al culo, lo fai. Ora che Sandro ha finito le terre, pesca ovviamente i rampotti. Chiaro. Vediamo se... Intanto qua sta contando il mana. Sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando se hai ancora terra nel mazzo. No, sta vedendo se deve fare tutto adesso oppure no. No, penso che farà semplicemente ramp. Terra, cibo probabilmente. E passerà. Penso che l'avventura se la riprende a fine turno. Ma che avventura è? È la 5-5. 5-5, solo quello? Sì. Nel cimitero in questo momento sì. Nel mazzo in generale mi pare pure. No, c'ha il lupo. C'ha il lupetto. Un mana 3 mana 3-2, sacrifica cibo. Prende +2/+2 fino alla fine del turno. Qua cosa si è preso? Un altro slate, uno slate of hand? Di fine turno. Attenzione, questa la può vincere, secondo me. La può assolutamente vincere. Perché ormai le terre le ha pescate tutte, no? Appena inizia a ingranare il deck, inizia a pescare i ciccioni. Up the Beastall che fa pescare ulteriormente. Forte la terra che riprende avventura dal cimitero per queste situazioni qui drammatiche. Gli fosse girato mezza volta così contro di me. A me proprio male. Se non è partito così a strappo come prima, ovviamente le carte per ritirare sulla situazione. È arrivato un botto da 11. Muori. E magnatelo. Muori, formaggino mio. Quasi guadagnano 3 vite, giustamente. Esploso male il cibo. Che forte il biscotto che si può pure sacrificare per guadagnare. C'è una roba pazzesca. C'è da solo un drop a 2 che ti mette possibilità di poter guadagnare 6 punti vita. Una 2-2. Cioè, è incredibile quella carta. Sta a finire la benzina anche Sergio, attenzione. Andiamo? Come dicevi, Goli? Sentito. Perde la benzina anche Cersei, eh? Sì, ma infatti non lo darei per nulla scontato la vittoria di Cersei qua. Per nulla, direi. Adesso si inizia a prendere il mostro. Questo è ancora a 15. Terra! Praticamente terra. Via Sprawl. Dai, che funziona! Però capito, cioè ci sono... Altra terra! Incredibile! Incredibile, amici. Il counter. Vedi che non ha finito la benzina. Però capito. Attenzione, perché qua se adesso comunque Cersei non inizia a pescare qualcosa che faccia valore, tipo Etching Plants più Bargain, sono cazzi. Perché dipende se altri. In realtà, con la mano che sappiamo che ha Sandoros, dipende anche solo se ha altri 2 counter. Perché lui, comunque, Cersei ha 5 danni sulla board e la possibilità di andare avanti così, più la possibilità di pescarsi anche lui un'avventura dal cimitero. Cioè, quelle 2 carte là. Aia.
Sì. Sto fa male. Aia. Sto fa male. È vero, però ci sono 4 cibi per terra, eh? E ne arriva sì, probabilmente un quinto a breve. Con Gingerbread Hunter. Ma piccolissimo errore di Sandoros che fa l'endrop subito invece di aspettare, avrebbe potuto fare Evolving Wilds. Erra! Altro Evolving Wilds senza un motivo. Qui decide di fare Evolving Wilds subito. A questo punto sfecci prima di pescare, se proprio visto che sì, a questo punto direi che fai la giocata, sennò Berro si incazza. No, lo tira diretto. Addirittura. Invece di provare a fare removal sul 2-2. Va bene che dice ci sono poche chance perché ce l'avrà un istantaneo in risposta. Anzi no, alla terra avventura che prende instant. Si aspettava il counter forse, cioè non c'è stato un counter. Potrebbe anche non averlo semplicemente tirato, però sì. Ma forse già botto. No, altro botto face, attenzione. Comunque sì, non sarebbe morto col -2/-2 qua chiaramente. Si aspettava counter, ma non c'è stato, forse. O comunque una rimozione qualcosa. Aia! Arriva a Chimplants, fondamentale. Attenzione. Attacca senza pietà. Chiaramente. Tio ha il Fudo. Fudo della montagna. Ci sarà un blocco della magia. Doppio blocco, nel dubbio. Ma forse si poteva mettere pure il biscotto. Un po' rischioso forse questo. Se fa removal sul 5-5. Sì, sì, è vero. Però è anche vero che se fa removal sul 5-5, pazienza. Cioè hai perso un food, sti cazzi. Hai perso un food in più. Ci sta, effettivamente. Mentre il biscottino può anche provare a rubare la partita. Attenzione, l'avversario a 13. Potrebbero succedere cose con un avversario a 13. Quanti biscotti, quanti food possiamo animare qua? 1.000 milioni. Ah, con quelle terre lì, sì. Attenzione, guarda il biscotto la ruba qua, eh. Non ti manà. Sono 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tre biscotti li animi. 12, ne animi 4. Ne animi 4, sì. 4 biscotti sono tanti, oggettivamente. Attenzione! Attenzione che arriva la ladrata qua. Con 2 mana, rimbalzo lì. Vedi? Rimbalzo lì, bene ma non benissimo. Vediamo se arriva pure il botto sul 2-2, sarebbe fondamentale. Se arriva il botto sul 2-2, più o meno è gioco partita incontro. C'è! C'è il botto sul 2-2. Qui gestita egregiamente da Cersei, che forse se la porta a casa a questo punto. Però attenzione, anche il biscotto pericolosissimo. -2/-2 adesso che è possibile farlo, attenzione. Attenzione che può ancora vincere Sandoros. Non sappiamo cosa ha in mano M-Team, ma può assolutamente vincere ancora. Se vede l'incantesimo, sì. Qua è pieno di fudi. Può assolutamente vincere perché si può rimettere in cima il biscotto. Mette in cima biscotto, pesca biscotto subito. Attenzione! Barcolla ma non molla. Vedi che se intanto si è tappato out. Ma perché dall'altra parte non ci sono delle robe... Non può fare Lidl. È forte. Comunque sì, non ha da fare. Non sento, ragazzi, non vi sento bene. Non ha da fare letale lui, vero? Non credo proprio. A meno che non giochi fotti madre, non penso possa fare letale. Earth Elemental... Altro piccione. Attacca col piccione. Close, alla fine. Close. Ma incredibile. Terra! In realtà, tanto qui la terra, mi sa che ormai... Tanto quello che vuoi fare in questo turno, mi sa che è provare a chiudere. Ma ce la fa? Sono quanti mana? 5, 6? Ecco qua. Ci prova ora? Sì. Sono 7. Vedi, ha fatto... Perché invece di calcolare, di contare le terre una a una, ha fatto autotap. Quante terre sono quelle? 4, 6, 5 foreste, non lo capisco. Dai, che funziona! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mana dovrebbe 13 avere. Più 1, 14. 14. Per un mana... No, ce la fa. Ce la fa ad animarne 4. Ma rischia, Ce la fa ad animarne 4, ma non chiude. Attenzione. Attacca con il 5-5. Prende dall'altra parte. Ma io non ho capito una cosa. Perché ok. Non chiudeva quindi. Non chiudeva con i biscotti, no. Animandoli tutti. No, più che altro se dall'altra parte c'è un qualsiasi. No, perché c'ha troppe vite. Sì, infatti, ovvio. Chiaro. E infatti, qui penso che la sua mossa sarà iniziare a sacrificare i cibi. Infatti, anche secondo me ha iniziato a tenere i conti di quanto può permettersi di tapparsi per sacrificare dei cibi. Perché. Comunque adesso lui ha fatto 5 danni, però si è messo poi... No, 5 danni sono belli.
sì, di dover prendersi in faccia il draghetto volante che si potrebbe pompare a dismisura. Intanto altra terra in cima, ok? Incredibile. Biscottino? Non so se l'avrei fatto. Le ha viste tutte. Quindi ora sono inutili anche le cose che cercano. 23 terre gioca. Le ha viste tutte. Sì, decisamente. Botto su biscottino. È chiaro. Aia. Quello era abbastanza prevedibile. Ma infatti io forse me lo sarei tenuto, ti ripeto. Perché giocare biscottino? Per provare ad animare ancora più cibi turno dopo, forse. Però, boh, se c'è una risoluzione su biscottino... Biscottino secondo me era bello da tenere in mano per provare a fare OTK. Che tu me lo spari, in risposta attivo tutti i cibi. Li animo tutti in risposta al tuo botto. Non so se mi piace che abbia giocato il biscotto qua. Sì, ci stava a fare biscotto quando poteva fare direttamente l'animare. Sì, mi sembra... Forse vuole provare a vincere di valore. Secondo me è sconsolato perché ha visto tutte le terre. Perché non ha neanche sacrificato il biscottino per guadagnare tre non vite. Poteva. Che cosa fai? Tanto... No, non poteva. Ha debolezza d'evocazione. Ah, perché si autotappa lui, ok. Sì, vabbè, adesso c'è cioè, fagiano volante che non finisce più di essere grosso. Vabbè, pesco altre tre. Guadagno, faccio. Se continua va in vantaggio Sandro, se in teoria Hamlet ancora nel bazzo. Sì, va in vantaggio, dipende. Intanto quelli sono innumerevoli danni. Bellezza di 10. Li prende senza sacrificare neanche un biscottino? Un cibetto? Vabbè, ci vuole. Penso che sacrificherà qualcosa. Comunque sia, prima della fine del turno, penso che lo farà. Sacrificare qualcosa. Perché lui c'ha pesco 2 che pompa per 7. Altro Earth Elemental. Carta veramente forte. E fatina incazzata. Ok, qui può riprendere biscotto, effettivamente. E la ruba? No, perché comunque sono 4 bloccanti. Gli costa molto tutto sto giochino. Quanto gli costa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanti sono? Quelle sono sempre 6 foreste? E adesso abbiamo meno mana perché si è spaccato la terra dell'avventura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sono sempre 14 perché se ne è bruciato uno me ne ha giocata un'altra. Sì. Allora, sto giochino gli costa 4. Ma il biscottino non ce l'ha più. Ah, vero. Esploso il biscottino. Addio biscottillo. Biscottino finito. E niente, qua si pesca allora a culo, si va. Secondo me. Si va a lisci. Tanto la saga che te frega. Ok. Attenzione! Questa è una pescata della magia. Ci sono solo delle spell vesti per Mastery. Sì, Jack, ormai sono rimasti quelli. Sono rimasti tutti quelli lì. Penso che spacca Utopia Sprawl qua, dai. No? Non so se mi spaccherei cibo in una situazione del genere. No, forse lo vuole tirare... Si spacca cibo? Spacca cibo. Dai. Vabbè, una volta tappato il mana puoi fare Utopia Sprawl. Puoi sacrificare anche Utopia Sprawl e tenerti il cibo. E qua tipo, non può neanche giocare gli incantesimi perché tutto il mana va investito, penso, in punti vita. Ce la fa a sopravvivere? No, uno lo gioca. Addirittura... Prestante proprio. No, anche no. Lui ha 13, 2, 3, 4. Insomma. Anche no. Tanto andiamo a pescare 2. Sì, pesca 2 carte. Vediamo che trova. Vediamo se trova un lethal. Botto su 1-1. Botto su 1-1 era meglio di no. Tra l'altro che baffa pure il piccione. Piccione è carta vera del Magic. Altro peschincis. Peschillo che baffa il piccione. Piccione è carta cambi. Verissima. Fortissimo. Piccione, pure fatina. Terra. Bello questo Izzet. 6 mana, io l'avevo costruito all'inizio Izzet. Poi però sembrava un po' noioso. Però l'avevo fatto un po' diverso. Vediamo. 3 mana, altro piccione? No. 3 mana, altro botto. Vediamo se c'è un botto. Botto da 20! Sul grassume! È una rimozione ottima effettivamente quella. 6, 7, 8. Mi sa che ci saluta 9, 10, 11, 12. Va a 1. Va a 1. One of Lethal se non ha un'altra spell. Vediamo se c'è la seconda spell. Niente qua, doppio blocco. Situazione disperata della magia. No, non ce l'ha. Infatti, l'avrebbe giocata immediatamente. Se va a pochi 1. Attenzione. Altro fagianino. Per un soffio. E un altro piccioncino. Per terre. E mi sa che possiamo ammugghiare.
assurda sta partita. Qua mette pupazzo più cibo. Ci prova, fa tutto. Ovviamente qua metti pure il pupazzo terrestre. Ma quelli già sono già 6 danni volanti, così nel dubbio. Qua è giusto guadagnare subito 3 punti vita. Attacca, perché dice provo a parare solo con le pedine. Non so che cosa, MM Team 4. L'attacco interessante. Gli mangi un pezzo forse, oppure prende. Ma può anche prendere. Quanti punti devo guadagnare con i cibi? Innumerevoli in realtà. Sono 4, 4, no, 8, 10. Vite. No, 3 per 5, 15 vite. E le puoi sacrificare tutte. Li prende? Sì. Va, sì. Prende 5 sberle, attenzione. Attenzione! Quasi guadagna subito ovviamente punti vita perché non vuoi morire di botto. Anche se in realtà è impossibile morire di botto. Perché lui ti fa botto, tu in risposta guadagni altri 3. Quindi non... Cioè ha preso 150 danni Sandro in questa partita. Ed è ancora lì. Esatto. E basta, visto che le terre servivano a qualcosa, vedi? Il disegno divino, bisogna mai criticarlo. Hatching Plants! Peschiamo 3 a brevissimo. Slide of Hand. Aia, adesso i draghi ce ne sono 2. Già, pesanti. Sì, i draghi fanno in fretta. Attenzione. Sono 6, 7, 8 volanti per ora. 8. E altri 8 terrestri, sarebbero 16. Se risolve i due pupazzelli è finita. Slate of Hand ha fatto qualcosa. Le Tenacious D e il destino il pletto del destino. Vediamo. Questo che prende removal. Te saluto. Te saluto. Torch di Tower sul pupazzo numero 1. Pupazzo numero 2 secondo me imploderà male ugualmente. Ma già è Lidl così mi pare. Sono 8, 9, 10, 14. Non ancora. Vabbè. Giganti volanti. E ladies and gentlemen, Cersei, la rivincita di Cersei. Com'è che si chiamava il fuoco verde? Com'era il fuoco verde, il verde fuoco? Eccolo! Come si chiamava? L'alto fuoco. L'alto fuoco dell'Izzet di Cersei. Riesce a sconfiggere i cieli popolati dai piccioni assenti. Ci sono dei leviatani volanti. Mamma mia. Gli assenti piccioni. Gli assenti piccioni volanti, ne abbiamo visti 0 in questa partita, mi sbaglio. Ne abbiamo visto 0 di tutto in realtà. E quindi, incredibile, vince il mazzo meno rappresentativo di questa Prada Scap, Izzet, che comunque ce n'erano ben 2 all'interno della top 8, quindi è stato un deck assolutamente performante. Muore male, forse il deck più forte di questo torneo. Dite che se la rifanno sta partita vince Izzet. Sì, partita ingiusta. Se era al meglio delle 5 avremmo visto probabilmente un altro tipo di game. Unica partita persa di Sandor, questa assolutamente. L'altra Cersei è stato veramente super super rapido, ma in questa cazzo, cioè non ha fatto nulla. È stato lì come un sacco da box a prendere calci e pugni nulla per tutta la partita. E nonostante la sfortuna incredibile, in realtà ha portato l'avversario a 3. Ed è anche andato a 100 vite. Sì, esatto, aveva anche un piano, diciamo, di riserva nonostante la sfiga mortale micidiale atavica. Inviterei i finalisti della magia della questa edizione della Prada Cup sul nostro server Discord per farci 2 chiacchiere, insomma, parlare entrambi i finalisti meritano stare qui. Io dicevo che sarebbe stato un disastro per Izzet, invece no. Cioè io quando ti dicevo sei ottimista per dare 55-45 solo in favore di Selesnya, io dicevo che eri ottimista tu, nel senso, perché mi sembrava un mazzo. Sì, è vero, un matchup però troppo positivo. Ma assolutamente, però essendo una finale, sai, cioè decisa così, guarda, ma alla fine come andate? Comunque esistono gli screw e flood, sì, quindi non c'è niente da fare. Però sono d'accordo con la chat. C'è stato un momento del game dove forse... Sì, secondo me sì. Secondo me pure... Forse poteva andare diversamente. Adesso glielo chiediamo, però secondo me sì, lì c'è stato un errore. Il biscotto andava tenuto per provare la Lidl con i cibi. Ce l'avrebbe comunque avuto in risposta il botto. Sì, però sì, sai, tu comunque in risposta al botto animi lo stesso e provi a fare la... E non c'è... dipende che cosa... La pacconata. Sì, ovviamente là bisogna vedere cosa c'è, però... Cosa che Sandor non poteva rischiare perché era talmente compromesso che si animava tutto e dall'altra parte al posto che esserci
erano removal, ce n'erano no, due. No, ma non in quel turno. Ho capito, però era, secondo me era l'unico modo di vincere. Invece di giocare quel biscotto, in quel turno passava. Il turno successivo provava a rubarla. Aspettato troppo a calare il 5-5. Quello ecco, quello è quello, sì, che quello sì, io. Sì. Aveva le terre che glielo riprendevano, sì, anche sì. Lì. Lui voleva ottimizzare per forza il -2/-2 sul piccione. Il fatto è però uno soltanto, che il piccione non è detto che tu lo uccidi col -2/-2, che basta che ti fa una spella in risposta, diventa 3-3 e non glielo uccidi più. Quindi si poteva effettivamente lanciare il pupazzo, cioè lancio pupazzo, lui mi fa counter spell. Turno dopo lo riprendo dal cimitero, turno dopo ancora lo rigioco, faceva intermittenza. Cioè un turno sì, un turno gioco spell, un turno non gioco spell, un turno gioco spell, un turno non gioco spell, praticamente. Finalisti della Prada scappa e vincitori. Finalisti e vincitori. Ciao ragazzi. Sì. Parli il perdente. Eccomi. Parli il vincitore. Eccomi. Complimenti per essere i finalisti di questa non edizione della Pradas Cup di Wilds of Eldraine. Vi siete divertiti? No, è stato proprio bello. Grazie. Grazie a te che ci hai portato un mazzo fortissimo. Il mazzo che aveva pensato Prada. Il mazzo che aveva pensato Prada. Incredibile questa cosa. L'avete pensato in... Quindi ma gliel'hai copiato a Prada? No, mi hanno giocato una cosa contro simile in Limited e l'ho testata un po' e ho pensato che fosse forte. Sì, molto forte. Infatti anche Prada è andata così, leader. Mentre Izzet Izzet non me lo sarei mai aspettato vincitore di questo torneo. Eppure ce l'ha fatta Cersei. No, io ho scelto Izzet perché stava molto bene da Golgari. Mi aspettavo un sacco di Golgari, quindi l'ho portato. Pure e poi mi sono trovato molto bene anche contro Simic Ramp. Ho vinto per tutte le partite. Ah sì, le hai ammazzati tutti Simic, Ramp. Sì, sempre. Di solito non ci ho mai perso veramente contro Izzet con Ramp. Però vabbè, hai avuto ragione tu a quanto pare. Anche se insomma, dottore, vada all'Lourdes, dottore del Selesnia. Minchia, com'è possibile che ha pescato veramente solo terre nella sua vita? Ho pescato 20 terre su 23. Ottimo, a plane. E le altre carte che hai pescato sono state i rampini, di copia sprawl, esatto. Carte che vanno a cercare terre. Esatto. Cioè, il mazzo sì, stato colmo di creature. È stato un game assurdo. Vabbè, avanti con le critiche adesso. I pompini sono finiti. Stavamo parlando un pochino del discorso del biscotto. Cioè, a un certo punto hai tirato il biscotto. Nell'ultimo game, in una situazione in cui non potevi attivare, non potevi provare l'ultimo a fare. L'ultimo biscotto che hai tirato. Sì, l'ultimo biscotto che hai tirato nella tua vita. L'hai tirato in un turno in cui non potevi provare a fare OTK, no? A vincere in un turno soltanto. Cioè, perché l'hai tirato in quel turno e non hai provato a vincere in un turno soltanto? Magari il turno successivo, visto che eri riuscito a portare l'avversario a 8 con l'attacco del 5-5. Perché poi il turno dopo, se ti fa Torch the Tower sul biscotto, te ne freghi. Tu attivi tutti i cibi in risposta e provi a vincere. Certo, è vero, ma io ho visto che sei dato dentro i counter, era tappato out quel turno, e quindi ho pensato, è l'unico momento in cui lo risolvo. Però lui ha 4 counter. Counter decide. Quattro counter sono molti meno rispetto alle rimozioni che ha nel mazzo. Quindi la rimozione te la fa sicuro. Mentre il counter deve averlo. Sì, è vero, però io ho altre 0 spell. Quindi faccio quella carta lì, me la counter e io ho perso. Beh, non sai cosa peschi. È vero. Non c'era una granaglia. Considerato come era andata la partita, avresti potuto vedere una terra. Vabbè, insomma, c'era questa cosa. Secondo me, non lo so, in quella situazione lì io avrei tenuto il... Ce l'avevi i counter poi alla fine? Mi sa che non ce l'aveva. Comunque, vabbè, col senno di poi siamo tutti bravi. Aveva finito il mazzo, Cersei. I counter, secondo me, non li ha messi. È vero, Cersei? Mi sembra ne ho messo uno nella seconda partita. Ah, buono. Ho tolto il botto con Bargain. Non lo so, c'era quella possibilità, avevi. Era un po' come, insomma, l'asso di mazze da uscire dalla manica. Era un po' il jolly in quella situazione che potevi provare a vincere. E poi, come mai non hai lanciato subito quel 5-5 con Up the Beastalk a terra e hai aspettato così tanto prima di iniziare a lanciare il pezzo? Ecco, questo chiedeva soprattutto Berro, che era fissato su questo punto. Allora, è stato lo stesso ragionamento. Lui ha 3 mana open e non sta giocando niente. Io penso che lui dentro sai di counter contro di me. Cioè, nella mia testa c'è che lui sai da 4 counter dentro. Perché è l'unica risposta che ha a Up the Beastalk agli incantesimi. Non ha risposte, no? Agli incantesimi. I miei incantesimi sono molto forti. Lui, la sua unica risposta sono i counter. E il mio ragionamento è: se lui ha 3 mana open, mi aspetto che lui faccia qualcosa. Anche perché se faccio la mia unica spell in mano e ci pesco una carta, e quella carta è un'altra terra, io cosa faccio? Disinstallo. Io in quel momento avevo solo terre e rimozioni. Il botto a 3 mana basta, quindi non potevo fare niente neanche io. Il ragionamento che ho fatto io è che io lo so che tu hai paura dei counter, però come tu hai appena detto, l'unica possibilità che ha Cersei di fermare l'incantesimo che fa i piccioni è il counter. Quindi già lui è indeciso in qualsiasi tua spell
se utilizzare un counter, che poi magari il turno dopo tu gli giochi un Griffin che non può più fermare e non può più rimuovere. Mm. In più la tua condizione in quel momento è una condizione di assoluto svantaggio. Tu hai 4 terre in mano e solo una spell che non ti servirà per togliere un draghetto, perché il draghetto a -2/-2 non gli fai niente. E quindi non è il discorso ho paura che me la counter, è il discorso io non ho una mano. A prescindere da quello che l'altro abbia, se tu gli fai il coso, il 5-5, lui ti fa counter e mal che vada gli hai tolto un counter di quelli che tu hai tanto paura di beccarti in faccia. E però tu ti peschi comunque una carta, perché hai Up the Beanstalk in un gioco. Situazione di parità, diciamo, è diverso il discorso. Ma in una situazione come la tua, che tu vedi la tua mano, c'hai 4 merdosissime terre e una spell, cioè a quel punto lì la fai. Perché è come se fosse un ciclo che se ti va bene è anche un 5-5 per terra. L'unica cosa che ho pensato io diversa da questa è stata: aspetto di avere 8-9 mana, non mi ricordo adesso, perché così quando la faccio la posso riprendere dal cesso con la terra. No, però il futuro è grigio, hai capito? Già per il fatto che avevi le terre, cioè, già per il fatto che ce le avevi le terre che ti davano la possibilità di ripescarti in mano il coso, ce le avevi già a terra, dicevo boh, ma che mi vada, si brucia un counter, il turno dopo pesco Griffin, glielo gioco e vinco la partita, che cazzo me ne frega, perché tu non hai la sicurezza di niente in quel momento lì, sai solo di avere una carta in mano. È vero, probabilmente ho giocato male. Tu non avevi niente in mano. Stiamo poi considerando anche un game che è stato abbastanza balordo, cioè stiamo speculando, attenzione, cioè in quella situazione lì di game la giocata sbagliata si facevano, non c'è una giocata sbagliata, si sono fatte, diciamo, delle valutazioni, noi a commentare, tu che eri dentro, ma non è che, cioè, è stato un game veramente balordo. Io infatti ti diciamo il nostro parere, nel senso, io da giocatore dico, cioè, non ho niente, ci provo, cioè non mi interessa, tanto non ho niente comunque. Se io aspetto, non faccio altro che dare tempo all'oppo di avere ancora più risposte. Sì, sì, è giusto. Non ci ho pensato. Comunque hai avuto una sfiga, veramente, scusa. Tanto di cappello a Cersei che vende un torneo, ma qui c'era una partita, non hai fatto nulla. Non hai fatto nulla, guarda, c'era un mazzo chat che ha solo interazioni, non fa niente senza che sia un problema, non hai veramente fatto niente. Cersei, come ti sentivi però... in questo matchup? Ti sentivi vincitore? Allora. O no? O ti sentivi messo di merda? Io per spacciato. Anche io mi dovevo spacciato. Infatti, prima della partita ho fatto la tecnica del pianto. Ecco. Subito, mandare il messaggio al mio avversario. Ottima, no, bravissimo. Io veramente l'avevo già incontrato in Swiss. Ci avevo perso malissimo. Malissimo, esatto. È quello che mi aspettavo. Allora, il mio piano, perché già avendo capito più o meno come funzionava il suo mazzo, era di aggredirlo. Quindi se alcune volte non mi sono tenuto, che ne so, tenevo una carta per fare bargain, non ho aspettato Hachin, come si chiama, l'enchantment 2 che ti fa pescare. Sì, Hachin Plants. Sono stato molto greedy, molto aggressivo, perché secondo me se metteva il mio avversario l'incantesimo che ti spam pupazzi, era finita. Sì, sì, allora, era finita. La prima partita ho cercato di aggredirlo, e la seconda, secondo me, ci sono stati due punti in cui la partita è svoltata. Sì, quando lui non ha pescato mai una spell. Tanto. Esatto, no, è quando io sono rimasto con una mano aperta sperando di pescare il botto a 1-2 danni, e poi l'altro invece quando lui non ha l'ha osculato, e poi invece lui quando non l'ha giocato quel turno là. Beh, la prima partita, no, dicevo, la prima partita l'ha interpretata bene, cioè sei andato veramente in velocità, hai giocato tutto subito e hai detto boh, secondo me hai fatto i piccioni, sei andato a testa dura e l'hai portata a casa. La gioia di Prada ha vinto in quasi napoletano, uno di casetta. Esatto, infatti sentivo l'accento un attimo, forse il motivo per cui non si è presentato l'orrido quest'oggi. Finito. Mutato da Twitch, che per salvare la vita, guardalo, i poteri Twitch che ama Jack, di Pier Ambrogio. Stiamo andando verso una situazione scombussolata, mutiamo Jack Torre in modo mutato.
Allora, i poteri forti hanno mutato Jack Torrance, che si sta barcamenando con gesticolazioni per salutarvi tutti. Prendiamo noi le sue veci, non salutiamo Prada. Così veniamo mutati anche noi. Non si è fatto vedere nella nona edizione del suo torneo, del torneo che prende il suo nome. Io credo che potremmo ringraziare chiunque abbia partecipato, chiunque abbia seguito. I due vincitori, finalista e vincitore, che sono qui con noi. Sì, grazie a voi comunque. Ciao, ciao. Ciao, grazie mille. Buonasera, ragazzi. Complimenti. Complimenti anche a tutti gli altri, perché al secondo, a tutta la Topotto e a tutti i partecipanti. È un formato da provare, da collaudare, quindi complimenti comunque a tutti i partecipanti. L'unico a cui non facciamo i complimenti è Prada. E grazie anche da parte nostra, perché essere qui è sempre... Esatto, è sempre una figata. Esatto, ci divertiamo sempre un sacco. Grazie mille. Soprattutto questa sera che non c'è Prada. E ci vediamo alla prossima puntata, tutti insieme, della edizione numero 10 della fantasmagorica Prada Scap. Ciao a tutti, ragazzi. Incredibile sto finale.